Cosa stai facendo? Ma cosa stai giocando? Non è adatto a te. Perché? Perché ti vengono gli incubi la notte. Sei una cagasotto. Stai dicendo? Dai, che dobbiamo andare via, è tardi. Dove andiamo? Dobbiamo prendere, andare a prendere sui nostri amici e andare al mare. Ci mettiamo a quest'ora! È mica tardi. Aveva appuntamento 10 minuti fa. Avvisa! No, avvisa che andiamo dopo! No, non avviso! No, no, ti prego! No, per favore! No, adesso prendi e ti vai a cambiare. Devo finire il livello! Non me ne frega niente, prendi e ti vai a cambiare. 5 minuti ti do! Dai, vai a cambiare! Ma è... Vai a camera mia! Vado io, però sbrigati! Ma... Scusa, sei ancora lì, vestita come t'ho lasciato? Oh, 20 minuti sono passati. Oh dai, ho fatto tanto per non fargli... Mi scegli te la... Cosa ti devo scegliere? Vieni nuda, chi ti prende? Chi ti prende? Mettiti un so sta gonna in pantalone, vieni nuda, che cazzo? Questa era l'amica della Fede. Quasi quasi, gli dico... Fede! Oh. Ma scusa, Deborah non era fidanzata una volta? Sì! Allora, chi se ne frega. Mi dai il numero? Perché? Sono cose un po'... Poi ti dirò... Mai visto una roba del genere. Cosa devi fare col suo numero? Aspetta. No. Che cos'è? No, non è niente. Praticamente stavo cercando dei video amatoriali di casalinghe. No, nel senso quelle che cambiano casa. E mi si è aperto questo. Scusa, con il mio computer e la mia... Sei in camera mia? Sì, ma perché il mio non funziona. Praticamente il mio ha preso un virus e quindi... Ho dovuto venire qua a parlare. No, sì, perché ci assomiglia un po'. Però aspetta che guardiamo. Ma? No, guarda, perché è girata. Ecco, aspetta un attimo. Ecco. È lei, sì, vedi. Quello è un... Sono una persona. È la mia Deborah! No, in quel momento no. Il momento è un po' di tutti. Praticamente lì con delle persone, ma secondo me sono più di una, perché uno riprende poi... Schifoso. No, io non... No, volevo chiedere il numero così per chiedergli cos'è successo. Non volevo altro. Mauro. Te lo giuro. Beh, cos'è? Comunque è brava, insomma. No, vabbè, sì, poi... Sei uno schifoso pervertito. No. Che frega, c'è su internet. Ah sì? Ahi, passala. Oh, anch'io ho una cosa clamorosa. Allora, praticamente... Ma il mio fratello... qua la partita. E praticamente ho visto, quando stavo andando a fare shopping, due ragazze vestite completamente uguali. Erano... Sì, uguali. Erano due e quindi indovina, erano gemelle. Cazzo! Va bene, ciao. Cosa stai dicendo? Stai zitta. Stai zitta, come lo dici? Ci sentiamo dopo, adesso sto guardando la partita. Ciao. Ma il portiere comunque è una merda. C'è un bel culo però. Ma che bel culo? Ma perché devi dare il culo dei maschi in televisione, dei calciatori che sono... Sono sodi. Guarda come giocano, che guarda il culo. Siamo salvati per il rotto della cuffia. Se vogliamo vedere col culo che abbiamo, prendiamo gol tra me. Dai, no, contropiede no, ti prego. No, madonna mia. Ciao Teo, come stai? Non chiedo, no, non la butta giù.
tutta la linea. Ah sì? Porta sfiga, ti prego, porta sfiga. Cosa ti sei comprato? Niente, ti prego, porta sfiga, lascialo stare. Ah, si è preso il... Pronto, Teo, ciao. No, no, erano qui che discutavamo, ho detto adesso chiamo Teo, gli faccio un saluto, voleva farti un saluto, dai, giusto così. Io sto guardando di... cioè guardare la fine, sto guardando la fine della partita, mancano 15 minuti, lascia stare. Cosa? No, no, vabbè, cioè, a venire qui, ci metti un quarto d'ora a venire, mancano 15 minuti e vieni che è finita. No. No, stai zitta. No, ci organizziamo con gli altri. Ci organizziamo magari una volta tutti insieme. Guarda la partita. Ciao. No, Mauro. Tanto per chi cazzo lo chiama, mi porta una sfiga. Dai, dai. Mauro. La punizione. Non voleva venire qua per... No, stai zitta, voglio dire la punizione. Non voleva guardare il calcio. Sì, lo guardavo. Era venuto qua per mandare una pista. Sì, ma perché c'è il calcio, sennò non veniva neanche. No. A lui non gli piace più il calcio. Sì che gli piace, stai zitta. Fa danza classica adesso. Tieni. Succede. Non mi sciocchiali. Posto? Sì, sì, benissimo. Entra, entra. Entra. Non me ne frega niente, entra. Non sei nuda, sei sto cazzo del accoppatoio. Sotto sono nuda. Cosa ti fai qui? Non i raggi X. Allora, visto che tu in camera mia entri sempre e quindi per te è una cosa normale, stai zitta. Entro per metterti i posti panni. No, carissima. Allora, l'altra sera ero in camera mia tranquillo che mi leggevo un bel manga e ho trovato una cosa sotto il letto. Questo paia di mutande, che chiaramente, come si vede, non sono mie. Però, cercando, visto che mi era presa la curiosità, ho trovato anche quest'altro paio di mutande. E queste so chiaramente che sono due, perché le hai volute comprare una volta che mi hai rotto i maroni stressandomi per questo paio di mutande con i cuoricini. Allora, io so che cosa è successo, perché ci sono i residui in tutti e due i paia. Non è vero. Stai zitta. La prossima volta che tu e quel fantastico del tuo moroso fate qualcosa in camera mia, vi giuro, io vi rovino a te e a quell'altro nano da giardino. Gli do un colpo nella testa, lo abbasso di altri 20 centimetri. Allora, se io trovo ancora degli affari anche strani in camera mia, non miei. Affari no! Non si sa con te. È già molto che lui ha trovato te perché è brutto come la fame. Che te. Allora, state attenti. Che avete superato il limite, quel gnomo di merda. Ops. Ciao, che fai? Sto leggendo. Cos'è? Un libro. Dai, guarda, l'ho letto 20 anni fa sta roba. Sì, che non mi dire niente. Ma lo sai? Perché scusa. Okay. Ma il fantasma? Che fantasma? Dai, la ragazza! La protagonista! Non sai che è un fantasma, dicono subito! Ma dai! Ma prima tanto alla fine muore, ma che te frega! Allora perché il coso, il maggiordomo, lo conosci, no? Il maggiordomo, sai. No, non mi. Ma no, ma è lui che ha ammazzato la coppia. E dai, leggi, perché dove sei arrivata? Al secondo capitolo! Vabbè, non è che sia. È un libro di merda, una palla sto libro. Mai letto. Troppo grande.